Yeshua, Lazzaro è malato. Yeshua, devi venire. Lazzaro sembra morire. Mandavamo una donna a cercarlo ogni giorno. E lui rispondeva: la sua malattia non è mortale. Non è certo giunta la sua ora. Yeshua, Lazzaro non sembra più avere le forze, neppure per la preghiera, non mangia, non vuole parlare, non vuole vestirsi, non esce dal letto. E lui: va bene, verrò. Attendetemi ancora. Io sapevo che c'era qualcosa che ci voleva dire, ma non sapevo come dirlo, non sapevo portare una frase alle labbra, non riuscivo a capire. È andata Maria, sua madre, a chiedergli di venire, dice che verrà, verrà. Io sono sicura che questo vuol dire qualcosa. Lazzaro morì il giorno dopo. Si lasciò andare, chiuse gli occhi e smise di respirare, senza nessun dolore. A guardare l'espressione che la morte gli aveva lasciato sul volto, sembrava dormire. Sembrava sereno. Non potemmo fare nulla per lui. Lo lavammo e fu ricoperto di bende e deposto su un asse di legno. Aspettammo Yeshua per altri 2 giorni e infine fu portato al sepolcro. Mi misi in cammino verso la casa in campagna dove altre donne attendevano Yeshua e lì lo trovai subito. Stava già lì con loro. Quando gli dissi della morte di Lazzaro, non ebbe nessuna reazione. Restò fisso a guardarmi, tanto che io ne rimasi perplessa. Poi si rivolse ai discepoli e disse: non sono 12 le ore della giornata? Se uno cammina di giorno, non incespica sulla terra, perché vede la luce del mondo. Ma se cammina di notte, può mettere il piede in fallo, perché non ha più la luce. Allora mi si avvicinò, mi prese il mento, che tenevo abbassato, e mi disse: l'amico nostro, Lazzaro, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. È un bene che io non sia stato presente, così voi crederete a ciò che vedrete. Andiamo da lui. Un discepolo mormorò allora: andiamo anche noi per morire con lui. Arrivammo al sepolcro, che era quasi il tramonto, e durante il cammino venne molta gente, molta di più di quanta io mi aspettassi, troppa gente, tra loro pure molti farisei, erodiani, sadducei, tanto che io ne ebbi paura. Le donne correvano verso Yeshua e Marta: oh Marta, povera sorella, se tu fossi stato con lui ora non sarebbe morto, se tu fossi stato con lui, se tu fossi stato. E Yeshua: Marta, io sono sempre con voi, ancora non vedi, ti dico che vedrai. Ma che sono beati coloro che credono senza avere visto. Voi tutti vedrete, perché ne resti in memoria nel mondo. La morte non esiste, se non per chi dimentica tutto. Uno dei vostri saggi ha detto che il sonno è il fratello minore della morte. E l'oblio? L'oblio è il fratello minore del sonno. Dimenticare. Dormire.
corpo continua a sentire nel sonno. Sente ancora il caldo, il rumore, l'odore del fumo, ma dorme, dorme e sogna. E non sa, ma sente. Non conosce, ma sente. Dorme. È incosciente. Dimentica. Dimentica tutto. Dorme. Muore. E la morte è un oblio che ci tocca nel corpo. La morte è dimenticare, morire, dimenticare, oblio, sonno, morte. Sono una cosa sola. Ed ecco che sorge un ricordo. Il ricordo è un risveglio. Quando io mi ricordo di me, apro gli occhi e sono di nuovo nel mondo. Così succede. Ma chi ha detto che la morte sia un oblio senza fine? Voi lo sapete? E come fate a saperlo? E davvero credete che i ricordi possano scomparire nel nulla? Voi allora credete nel nulla? Ah, poveri voi, che avete assunto il credo del nulla nel vostro cuore. Passammo la notte intera così. Yeshua ci parlò a lungo della morte, senza nascondere nulla a tutti i presenti. Ci fece comprendere molti segreti che ancora adesso non sono parte delle conoscenze del mondo, perché il mondo ha soltanto paura della morte, non la vuole capire, non la vuole vedere, la fugge e basta. E così si consegna nelle sue mani. Ogni volta, da tanti millenni. Fu così che Yeshua lasciò che la morte prendesse Lazzaro con sé, che tutto attorno al suo corpo si stendesse l'oblio. Volle fare così, perché si potesse vedere che si può vincere l'oblio della morte con il ricordo di sé. Con il cuore che rimette dentro di sé la coscienza e ricrea l'immagine stessa di sé. Ci disse: Lazzaro si è addormentato, Lazzaro è come morto. Ma non ci svegliamo noi spesso con nuove energie? Non ci vengono chiare, nuove idee dopo il sonno? Non abbiamo tratto dal sonno qualcosa, qualcosa che non sappiamo dire, che non ha nome, ma che tutti abbiamo sperimentato così tante volte? E allora, dov'era la nostra coscienza nel sonno? Se dal mondo del nostro oblio noi ritorniamo così di frequente, ripieni di nuova vita, di nuova coscienza, di nuove forze. Dov'era questa nostra coscienza che da fuori crediamo dormiente? Era altrove, nel paese che pochi esplorano, i folli, gli asceti o i dolenti. Quel paese dove, quando ci ridestiamo, abbiamo paura di guardare di nuovo. All'alba, Yeshua guardò il sepolcro, dicendo: «Levate quella pietra». Tacevano pure gli uccelli del cielo, e solo le nuvole, strisce di viola e di rosa, avvolgevano tutti noi. È detto che nel primo giorno della creazione
le tenebre dominavano sulle acque del mondo. E ancora, che la voce divina disse: sia fatta la luce, e la luce fu. E Yeshua, in piedi davanti alla tomba, alzò la mano verso di essa dicendo: Lazzaro, vieni fuori. E il sole spuntò all'orizzonte, dietro le nostre spalle. La luce penetrò in quella tomba e tutti noi lo vedemmo. Io vidi. Io so che lo vidi. Dapprima il braccio si mosse, come di chi cerca di orientarsi nel buio, poi andò verso il volto, si toccò le bende, poi con entrambe le mani cominciò a liberarsi la testa dalle fasce di garza che lo avvolgevano, lottava quasi come uno che fosse assediato da uno stormo di insetti, si strappò le bende di dosso e d'improvviso si alzò, facendo un grande respiro, come di chi avesse trattenuto il fiato sott'acqua troppo a lungo. Si mise a sedere, riprendendo fiato, e si alzò, si girò, guardando Yeshua dritto negli occhi. A quel punto, il maestro di tutti noi si mosse verso Lazzaro, lo prese nelle sue braccia e gli fece poggiare la testa sul suo petto, sul suo cuore. E lo tenne così a lungo. E Lazzaro respirava, respirava. Allora Yeshua si mise a soffiare sul volto di Lazzaro. 7 volte soffiò sul suo volto e ogni volta una nube di oscuro vapore si levava dal volto di mio fratello. Io vidi il demone della morte che si ritirava sconfitto. E più Yeshua soffiava, più Lazzaro si risvegliava. Così Lazzaro ritrovava la vita. E i suoi occhi si aprirono da quel giorno e vide e disse molte cose che vedeva da quel giorno. E tutto cominciò davanti a quella grande folla che s'era assiepata in quel cimitero, muta come le pietre della montagna. E già aveva ripreso colore nel volto che disse: ora ricordo. 100 e 100 case dove già ho abitato e ne vedo 100 ancora dove abiterò. E Yeshua: shh, caro amico, amato mio, il ricordo è così, ora lo puoi sapere. E Lazzaro: ora so chi è la vita del mondo. E sorrise. E Yeshua: sì, ora conosci il regno e la vita. E Lazzaro, guardandolo: ecco la via, la verità e la vita. E restarono a lungo abbracciati così, mentre il sole portava il suo caldo fluire su tutti noi, muti e grati, davanti alla bellezza del mondo che Yeshua ci aveva donato. E gli uccelli del cielo presero a fare il loro canto dell'alba, come in un giorno qualunque. E Lazzaro, guardando tutti noi, ci disse: andiamo a casa. Preparate del cibo per tutti, che tutti dovranno mangiare e stare sereni e vicini. Fu dopo quel giorno che decisero di mettere a morte Yeshua. Lui stesso decise proprio allora di andare a Gerusalemme.
e nessuno riuscì a fargli cambiare idea. Quando ci trovammo nell'orto degli ulivi, volle prendere con sé tutte le donne e insegnò anche a noi la preghiera che voi ancora conoscete come il Padre nostro. Ma ora non voglio parlare di questo. Ora offro la mia voce per voi, perché vi giunga un segreto che il tempo raccoglie ovunque si posino i piedi di chi cammina nel mondo. Il mistero del sangue e del corpo di ognuno di noi. Lo presero senza nessuna difficoltà. Lui stesso si consegnò. Non potemmo far altro che tornare in città il venerdì prima di Pasqua. Quando lo rividi, era già stato caricato della croce sulle spalle. Quattro soldati lo tenevano con lunghe corde, facendo in modo che stesse in piedi sotto il peso delle assi di legno raccolte in un fascio. Lo trattenevano e lo trascinavano. Con il braccio destro Yeshua cercava di tenere le assi sulla sua spalla, ma con la mano sinistra doveva cercare di alzare la tunica che gli rendeva difficile camminare. Era impossibile quella scena da guardare senza tremare per la commozione. Nessuno poteva farsi avanti. C'erano molti soldati romani e molti farisei tutto attorno che tenevano lontana la gente. Lo vidi cadere una, due, tre volte e ogni volta vedevo il sangue colare copioso dalle sue gambe. La strada era fatta di piccole pietre sconnesse e ad ogni caduta il male che si faceva era qualcosa di rovinoso. Era un salto verso la dissoluzione, come se si spezzasse durante il cammino tutto quello che rimaneva ancora del suo corpo mortale. Maria, sua madre, lo vide cadere ancora e si liberò dalla stretta di Giovanni che la teneva con sé. Yeshua ci vide e io seppi che gli si spezzava il cuore. La vita era stata così dolce tra noi. Che cosa restava di essa adesso? Lui abbassò lo sguardo. Vedersi umiliato in quel modo lo fece cadere di nuovo. Maria corse verso di lui, toccò la sua guancia coperta dal sangue che colava dalla corona di spine e i soldati restarono un attimo immobili, colpiti da quel momento di strazio. Per un istante tutto fu fermo finché un fariseo accorse gridando: «Forse che il re ha bisogno di aiuto per potersi rialzare?» Arrivarono dei mercenari, strapparono via Maria dal figlio e lo colpirono, rimettendolo in piedi a viva forza. Ma Yeshua non aveva più forze e malgrado le corde lo tenessero in piedi, non ci fu modo di fargli portare la croce. Così presero un uomo, un giardiniere di nome Simone, e lo misero a portare la croce assieme a Yeshua. Vidi il suo orrore davanti al sangue che colava dal corpo del nostro maestro. Verso la porta del Golgota si trovava la locanda di Veronica. Era una donna molto rispettata, veniva da una famiglia importante. Il corteo faceva continue soste perché Yeshua doveva riprendere fiato. Quando si fermarono nello spiazzo della locanda, Veronica apparve, vestita a lutto, portando dell'acqua per Yeshua. Un soldato le fece cadere la brocca. Allora Veronica avanzò con fermezza, si fece accanto a Yeshua, nessuno riuscì a fermarla. Egli porse un tratto del suo velo, un tessuto prezioso di cui era vestita. Era un segno di grande rispetto,
Lo facevamo per gli ospiti più importanti, ai quali offrivamo di detergersi il viso quando entravano in casa nostra. Yeshua, continuando a sorreggere i legni, prese un lembo del velo e lo portò al suo volto. Vidi che cercava di ripiegarlo con una mano per restituirlo, ma lo aveva macchiato di sangue e se ne vergognò. Gli lessi sul volto una strana espressione, qualcosa che non ho mai più rivisto, una tale cortesia, un tale garbo che esprimeva saggezza, amore, purezza, tanto che restai senza fiato. La sua gratitudine verso Veronica mi è rimasta nel cuore per sempre. I farisei inveirono, ordinarono di picchiarlo. Vidi Simone dietro di lui che piangeva e seppi che anche lui, da quel momento, non fu più lo stesso uomo. Quando fu sulla croce, durò poco tempo. Era così distrutto quel corpo che non resse a lungo allo strazio. Il sangue colava sulla terra e io vidi attraverso quel sangue come lui volesse lasciare l'impronta del proprio spirito sul monte del Golgota e da lì ovunque nel mondo. Parlò con amore a chi aveva vicino. Le sue parole sono conservate nel cuore di molti, mentre il suo corpo veniva abbandonato dal sole. Si fece buio. Le nuvole furono dense come la notte, forse neanche 3 ore, e fu tutto finito. Non sembrava morto. Per questo volevano spezzargli le gambe. I soldati romani, per loro esperienza, sapevano quando da un corpo la vita se ne era andata, ma Yeshua lo vedevano ancora vivo, emanava la luce della vita stessa. Furono Giovanni e Maria a cercare di fermarli e assieme a loro si aggiunsero altri del popolo a protestare. A quel punto un soldato a cavallo arrivò con grande velocità, si fermò sotto la croce e colpì il corpo di Yeshua con una lancia. Colpì subito sotto al cuore, infilò con forza la punta e poi ritrasse la lancia con una scossa decisa, strappando da un lato il costato. Allora un gran fiotto di acqua e di sangue venne fuori da quella ferita e si raccolse in una cavità di pietra ai piedi della croce. A quella vista noi gridammo, sorpresi dal fatto che il sangue non colava, bensì era schizzato fuori in un unico getto ancora caldo di vita. Quel sangue irradiava luce, come fosse fatto della stessa sostanza del sole, illuminò la scena attorno a noi. Eppure, in quel momento il cielo era molto coperto di nubi. Questo fatto sorprese i soldati, che distinto si fermarono tutti. L'uomo che l'aveva colpito dovette governare il cavallo, che non voleva più obbedire ai suoi comandi. Così scese dalla sua montatura per avvicinarsi a guardare, lasciando libero l'animale, che fuggì via. Allora noi ci chinammo su quella pozza di sangue che riluceva, riempiendo i piccoli otri che usavamo portare alla cinta per l'acqua da bere. Io stessa riempii una piccola brocca di quel sangue di luce.
Nessuno ci impedì di farlo. Fu come se il tempo si fosse fermato, non una sola parola. Dicemmo tra noi. In poco tempo era tutto finito. Di quel sangue non rimaneva più traccia sul monte del Golgota. La luce tornò a spegnersi tutto intorno. La terra tremò più volte. Non furono forti le scosse, ma durarono a lungo. E intanto tuonava e pioveva e si era fatto così buio e la pioggia cadeva ovunque portata dal vento e il mio cuore piangeva e il sangue di Yeshua era caldo e lo tenevo stretto vicino al mio corpo e il mio volto. Per quanto io non lo sappia spiegare a parole, credetemi o non avrete capito che cosa racconto. Riusciva lo stesso a sorridere. Ovunque guardassi, i volti attorno a me erano sì pieni del più grande dolore del mondo, eppure erano tutti ugualmente sereni. Tutto da quel momento fu molto tranquillo fra noi. Arrivò Giuseppe, un esseno importante, che portava con sé l'ordine di Pilato di prendere il corpo di Yeshua. I soldati ci lasciarono fare. Quel venerdì sera il sepolcro accolse il corpo di Yeshua nel più grande silenzio del mondo. La domenica prima dell'alba ero già vestita. Non avevo dormito, ma avevo raccolto gli unguenti preziosi che servono a dare l'ultimo caro saluto al corpo dei morti. Pietro e Giovanni mi videro uscire e si mossero dietro di me, camminando con grande lentezza. Io correvo, invece. Correvo con tutta la forza che avevo, correvo come chi non si risparmia di spendere il fiato, correvo verso il sepolcro di pietra che teneva rinchiusi per sempre i resti del corpo del mio maestro. Lì mi fermai. La pietra era stata spostata. Non era possibile questo. Ci voleva forza di braccia. Entrai. C'era un uomo, uno che non avevo mai visto. Restai a guardarlo senza capire chi fosse, ma vidi che il corpo di Yeshua non era più dove lo avevamo lasciato. Signore, dove lo hanno portato? Dimmi. Era qui, l'ho seppellito io stessa. Dimmi se tu lo hai spostato, ti prego. Sono venuta per ungere il corpo con aromi preziosi perché non voglio sentire che emani l'odore di morte. Donna, perché piangi? Chi cerchi? Signore, ti dico io stessa. L'ho seppellito qui dentro, dimmi. Dov'è? Maria. E in quel momento io vidi le cose che vedo ancora. Che non so come poter raccontare senza sembrare di essere pazza. A chi non ci vuole credere, vidi le forze del cielo tutto attorno a noi, vidi la luce splendente dal corpo di Yeshua che si spandeva dovunque, come se lui fosse fatto di una nebbia dorata dello stesso colore della luce del sole. Vidi il colore del sole
che baciava le piante tutto attorno e vidi le piante che portavano le loro mani invisibili verso la luce del sole. Vidi gli agnelli che respiravano quella luce e vidi i loro corpi fatti di luce e Pietro e Giovanni che stavano ancora distanti, li vidi che respiravano e nel loro respiro io vidi la luce del sole, proprio la luce che emanava da Yeshua. Quella luce entrava dentro i loro corpi, diventava i loro corpi, trasformava i loro corpi. Vidi, e da allora vedo. Vedo quello che gli altri non vedono, come fosse la cosa più semplice e più naturale del mondo. Rabbi, maestro mio, non mi toccare, perché non sono ancora salito al Padre. Oh, se potessi dire tutto quello che Yeshua insegnò nei 40 giorni in cui restò con noi, nessuno di voi mi crederebbe. Ogni sua frase apriva la mia vista interiore a mondi sempre più profondi, sempre più lontani, sempre più decisivi. Non avrei mai sospettato che fossero così legate le vite di tutti gli uomini a forze segrete, lontane come tutti i pianeti del cielo, come le costellazioni. Eppure lo vidi e seppi come si usano quelle forze, come si può fare del bene con la conoscenza. Nulla poteva più spaventarmi. Nulla era più un ostacolo. E da allora nulla fermò più l'amore che risorse dal mio cuore.